utilizziamo attraverso il nostro ricevitore, prima GPS, poi Galileo, adesso c'è tutta un'operazione di integrazione di questi sistemi, Galileo, GLONASS, GPS, saranno tutti integrati nello stesso ricevitore, in modo tale da avere una precisione maggiore, e che ovviamente ha tutta una serie di applicazioni anche molto importanti. E poi ovviamente c'è tutto un discorso del cambiamento climatico, che è un discorso che sta diventando sempre più serio, ci tengo a sottolinearlo. E poi c'è tutta la parte anche così di conoscenza della maniera in cui viviamo, quindi la parte più scientifica, la parte più di conoscenza, la parte più, diciamo, che ispira anche il nuovo inizio. Quindi questo è un po' un quadro complessivo di alcuni dei temi importanti. E è anche importante notare, io non so se riuscite a vederlo perché mi sembra un po' sfocato, ma comunque questo è un insieme di eventi che marcano il 2015. Il 2015 è un anno abbastanza importante per le Nazioni Unite. Fatemi sottolineare il fatto che quest'anno si celebrano i 70 anni della Costituzione delle Nazioni Unite. Sono ben 70 anni che sono state costituite, ed è un anno molto importante perché il tema portante di quest'anno è da un lato il cambiamento climatico e dall'altro lo sviluppo sostenibile. Può sembrare strano, ma i due concetti sono strettamente collegati, molto più di quanto possiamo immaginare. Per esempio c'è appena stato un grosso convegno tenuto a Sendai, che è un posto in Giappone a nord di Fukushima, che come sapete è stato teatro del famoso problema con lo tsunami, con il reattore nucleare difficoltà. E quindi si è tenuto questo summit delle Nazioni Unite, 8.000 persone presenti da tutto il mondo, tutte le delegazioni, anche le delegazioni dei vari paesi, per stabilire quali sono le misure che dobbiamo prendere tutti assieme per poter gestire al meglio il rischio da disastro naturale. Un concetto che può sembrare semplice, ma che in realtà non è mai spiegato così chiaramente, è che un disastro naturale non esiste di per sé. Quello che esiste è un evento naturale. Per esempio, se noi abbiamo un terremoto, cioè un evento naturale, in una zona normalizzata, probabilmente non è un disastro, non diventerà un disastro, perché non c'è popolazione, perché non c'è un impatto sulla vita, diciamo, degli esseri umani. Così come un ciclone che non si abbatte sulle coste degli Stati Uniti, ma che va magari passa soltanto sull'oceano. Quindi quando è che un evento naturale diventa un disastro? Quando diventa un disastro naturale? Quando c'è una combinazione tra l'evento naturale e con questi problemi legati al cambiamento climatico, ovviamente ci sono dei fenomeni estremizzati, sempre più estremizzati, ovviamente quando c'è una zona a forte urbanizzazione, quando magari la zona è anche non pronta a gestire l'urgenza, cosa che succede spesso nei paesi in via di sviluppo, dove magari non hanno nemmeno una protezione civile sviluppata, o non sono in grado di ricevere le informazioni o di gestire le informazioni di warning che sta arrivando un evento naturale che si potrebbe trasformare in disastro, chiaramente tutto questo come dire, fa parte di un processo su cui le Nazioni Unite si stanno concentrando moltissimo quest'anno. E a partire da questo summit, che appunto si è tenuto a metà di marzo a Sendai, si arriverà a un grosso meeting di delegazioni a Parigi, quest'anno sempre, dove si andrà a definire il programma di gestione dei rischi del disastro, tutte le nazioni assieme e tutte le principali agenzie delle Nazioni Unite che si occupano di queste questioni. È chiaro che, per esempio, all'interno delle Nazioni Unite, per quanto riguarda i disastri, c'è un'entità che si occupa di disastri in genere. Quello che noi facciamo è aiutare questo processo, diciamo così, attraverso l'utilizzo di dati spaziali, cioè come il dato spaziale può aiutare nella gestione dell'intero diciamo, disastro. Dal momento in cui noi sappiamo che sta per arrivare questo evento, che dovrebbe creare problemi, al momento in cui attraverso i dati del satellite
riusciamo a monitorare questo, come informiamo la popolazione, quindi come cerchiamo di prevenire questi disastri, come gestiamo il disastro vero e proprio, sia a livello di risposta in emergenza che poi nella gestione successiva. Perché questo è legato, per esempio, allo sviluppo sostenibile. Faccio un esempio interessante, devo dire, mi ha colpito sin dall'inizio e che ripeto. C'è in India una certa zona, se tanto troppo nei dettagli, dove il fiume straripa sempre nello stesso punto, più o meno ogni 2 anni. Questo fiume continua a straripare sempre nella stessa zona. E le case che sono intorno al fiume vengono distrutte sempre in 2 anni. Non c'è nessuna pianificazione. E gli abitanti di queste case hanno, diciamo, le case vengono distrutte e le ricostruiscono esattamente nello stesso modo. Quindi quello che per esempio noi stiamo cercando di fare è di lavorare con il governo italiano per fare una pianificazione urbanistica che sia sostenibile, cioè che in realtà a un certo punto non ci sia più nessuno che vada a costruire sul proprio fiume. Questo è un modo per aiutare i paesi a gestire in modo sostenibile. Ma come interviene lo spazio? Perché dice, vabbè, questo si può fare. No, lo spazio è importante perché in realtà quello che noi riusciamo a fare è ad avere una mappatura della zona che possiamo confrontare, e questo lo possiamo fare con satelliti che provengono da tutte le parti del mondo, perché ovviamente ogni nazione con le sue agenzie, anche con le industrie private, hanno i loro satelliti. I loro satelliti ovviamente possono guardare varie zone, ma quando noi abbiamo un disastro, noi fungiamo da punto di contatto, il paese in questione ci chiama, ci dice ci servono le immagini e noi possiamo accedere alla nazione che ha il satellite che guarda quella zona e quindi produrre quelle mappe con una certa rapidità, perché quello che conta nella gestione di un disastro è poter salvare le domande. Per fare questo bisogna tenere. Quindi la funzione del nostro coordinamento e di supporto tecnico è fondamentale proprio con lo scopo di salvare le domande in questo caso specifico. C'è una frase che mi piace abbastanza del segretario generale delle Nazioni Unite, che sicuramente non riuscite a vedere, ma che in sostanza dice noi siamo sicuramente l'ultima generazione che siamo la prima generazione che può effettivamente sradicare la povertà, ma siamo anche l'ultima generazione che può effettivamente mettere in piedi delle azioni per cercare di prevenire quelli che saranno i risultati, diciamo così, o i risultati di un atteggiamento non proprio protettivo del nostro pianeta che abbiamo avuto fino adesso, e quindi in realtà tutti i problemi legati al cambiamento climatico si potrebbero abbattere su di noi se non facciamo qualcosa di adeguato. Ma detto questo, che cosa fa il mio ufficio? Tra tante cose. Il mandato principale è quello di favorire e promuovere la cooperazione internazionale per l'uso pacifico dello spazio a beneficio dell'umanità in generale, con una particolare attenzione ai paesi in crisi. Detto così, come dicevo ieri, può sembrare generico, cioè, ok, ma poi che fate in realtà? Insomma, quello che noi cerchiamo di fare è da un lato di portare l'informazione, quindi cercare di aiutare i paesi del sviluppo ad avere, diciamo, la gestione degli strumenti provenienti dallo spazio, quindi come utilizzare i dati spaziali per una loro crescita sostenibile. Ovviamente, come dicevo, abbiamo un programma dedicato a disastri naturali. Abbiamo anche dei centri regionali dove, per esempio, ce ne sono in India, in Cina, in Messico, in varie aree, dove le università insegnano dei corsi che sono stati messi in piedi da noi, quindi sono dei corsi per gli studenti che aiutano gli studenti ad avere appunto le competenze di base per poi aiutare il loro paese a crescere, appunto utilizzando lo spazio e i dati spaziali, e chiaramente c'è un aggancio molto forte tra quello che
noi facciamo e quelli che sono gli obiettivi generali delle Nazioni Unite. Non so se avete mai sentito parlare di quelli che erano gli 8 obiettivi del millennio. Questi cosiddetti 8 obiettivi del millennio furono decisi nel 2000 e era una cosa del genere: sradicare la povertà, avere raggiungere un'educazione di base per tutti, raggiungere l'eguaglianza di genere. Lei ha ragione, anch'io devo dire certe volte sono sorpresa, ma sono sorpresa soprattutto che nel 2000 si potesse pensare che questi obiettivi si potessero raggiungere nel 2015, perché sradicare la povertà, raggiungere la parità di genere, sconfiggere l'AIDS e tutti gli altri, le nostre malattie di questo genere o cose di questo tipo, diciamo, non è proprio così facile, sicuramente non è facile in 15 anni, è una sfida, era sicuramente una sfida. Il 2015, perché il 2015? Perché nel 2015 dissero che il 2015 doveva essere l'anno della verifica? Perché in realtà nel 2015, come dicevo prima, nel 2015 festeggiamo i 70 anni delle Nazioni Unite, quindi era un modo per cercare di gettare linfa in questo processo. Ecco, non credo che si possa dire che abbiamo raggiunto questi obiettivi, sicuramente però si può dire che sono molti di questi sono andati abbastanza avanti. Quest'anno l'altro tema importante è proprio quello di capire come ci muoviamo da qui ai prossimi 15 anni, sempre con questi obiettivi primari, ma in un modo un pochino più articolato, in modo eventualmente da poter raggiungere degli obiettivi e poi partire con lo step successivo invece di avere, diciamo, obiettivi un pochino troppo generali, non sempre un'azione specifica. Perché dico questo? Perché in realtà quello che qui io vorrei sottolineare è l'importanza dello spazio per questo tipo di attività, ovviamente temi molto generici, sono gli obiettivi, diciamo, principali delle Nazioni Unite, quindi tutte le entità che non sono niente lavorano in vari modi affinché questi obiettivi si raggiungano, ma quello che io vorrei dire, direi cercare di in qualche modo di far passare come messaggio, è che lo spazio può fare molto in questi settori. E per esempio, e forse diciamo il modo migliore è proprio fare degli esempi che in qualche modo si vede sono banali, cioè in sé, piccole cose, ma che danno un po' la dimensione. Per esempio, salute pubblica, un tema abbastanza importante, il supporto a tutti i giorni. Questi sono astronauti nella Stazione Spaziale Internazionale che fanno il loro, diciamo, la loro attività fisica, esercizio fisico giornaliero. Voi sapete che in condizioni di normalità, la situazione dei fluidi, i muscoli, ci sono tutta una serie di complicazioni fisiologiche, che dobbiamo adesso oggi parlare, se avessimo un po' di tempo si discutisse anche su questo. E quindi almeno 2 ore al giorno sono tenuti a fare, diciamo, questo esercizio fisico. Ma qual è il dato importante per avere capito sulla terra? Per cui, vabbè, a fare esercizio fisico. Innanzitutto che l'esercizio fisico, come dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità, almeno mezzo da giorno fondamentale per poter prevenire una serie di malattie come lo osteoporosi, insomma, questo genere. Non so se voi sapete che una donna su 3 dopo i 50 anni è colpita da osteoporosi in un paese occidentale e una donna su 8 e un uomo su 60. Il che significa che c'è un impatto sul servizio sanitario nazionale immenso. Gli astronauti, quando sono sulla stazione spaziale, quando stanno 6 mesi, subiscono un processo di calcificazione ossea che è molto più rapido rispetto a quello che noi abbiamo sulla Terra, ma ha esattamente la stessa curva. Il che vuol dire che se non riusciamo a controbilanciare con delle misure non invasive, diciamo così, questo processo sulla stazione spaziale, possiamo pensare di derivare delle tecniche per prevenire, curare questo tipo di malattie. Ora questo è, se volete, un esempio, ma ad esempio se gli astronauti sono sulla stazione spaziale hanno bisogno per esempio di fare dell'ASPR,
altre agenzie, perché devono verificare il loro stato di salute. Chiaramente sono cose che non si possono fare sulla stazione, quindi quello che si sta facendo è sviluppare degli ecografi, trasformi molto compatti, che effettivamente sono anche poco ingombranti, e anche si sta sviluppando una tecnica di invio immagini molto compattate a terra, dove c'è un gruppo di medici che possono, diciamo, in qualche modo analizzare questi dati e fornire la diagnosi del caso. Ora, questa tecnica, adesso sto cercando di semplificare, ma questa tecnica, cioè il fatto di poter mandare dati medici da un luogo a un altro anche molto distante, attraverso connessioni satellitari, magari in zone rurali, magari in zone difficili, magari in zone dove c'è stato un disastro, quindi non sono raggiungibili con mezzi in tempi rapidi, e dove c'è un team di medici che può aiutare invece in una zona tranquilla, in una stanza con tutti gli strumenti adeguati, questo può fornire diciamo, delle informazioni che consentono per esempio a chi ha i soccorritori, per esempio in un luogo dove si è verificato un disastro, di poter intervenire, non avendo però a disposizione gli strumenti per poter verificare, per fare una diagnosi o in loco. Ecco, questi sono esempi banali, ne potrei fare qui per esempio 4 ore di fila, ma solo per dire che in questi casi specifici quello che succede è che noi abbiamo bisogno di trovare delle soluzioni, per esempio per personale di nautica in questo caso, che poi hanno un impatto diretto, cioè che ottengono, diciamo, qualche mese dopo, in certi altri casi dopo qualche anno, riusciamo a utilizzare quelle tecnologie per migliorare il servizio e là, in questo caso la salute. Un altro tema molto interessante è quello della sicurezza del cibo. Qui siamo in un discorso un pochino più complicato perché, come dicevo, c'è un problema di disponibilità di cibo, perché noi di nuovo non ce ne accorgiamo nella nostra Italia, nella nostra Europa o nella parte occidentale, diciamo così, del mondo, ma non siamo nelle condizioni di poter affermare che tutti gli esseri umani sulla Terra hanno accesso al cibo, la quantità di cibo e al tipo di cibo che gli è indispensabile per condurre una vita normale. Questo è un problema che ovviamente noi come nazione interveniamo, insomma, uno dei nostri passi, diciamo così, quello di cercare di migliorare questa condizione. E ovviamente come usiamo lo spazio per queste cose. Per esempio, anche qui esempi banali, giusto per capirci. Questa immagine a sinistra è il delta del Mekong, immagine satellitare, con la quale, diciamo, prendendo una serie di immagini sempre della stessa zona, anche con diversi fotografi, quello che riusciamo a capire è qual è il grado di inquinamento salino delle aree. Quindi, siccome ovviamente la produzione di riso è una delle fonti principali per quella popolazione, se noi riusciamo a capire qual è, diciamo, l'inquinamento salino, riusciamo anche a indicare al paese in questione come spostare eventualmente le coltivazioni. Cioè, è inutile pensare di fare una risaia in una zona che è inquinata da sal marino. Questo è un esempio che chiaramente sarebbe molto più difficile fare questa operazione andando in loco, andando a verificare, mentre con le immagini satellitari è un'operazione che si fa, diciamo, praticamente. Poi devo trovare chi nel paese di conseguenza di riferimento è poi in grado di gestire queste informazioni, perché non basta mandare un'immagine. Molto spesso mandiamo un'immagine, ma se non c'è chi è in grado di leggerla, questo, diciamo, di farlo mandare un'immagine non risolve il problema. Quindi quello che facciamo è anche organizzare dei gruppi di esperti che visitano i vari paesi, soprattutto quelli in sviluppo. Poi lo facciamo regolarmente sempre con gli stessi paesi, monitoriamo le reazioni che fanno in modo eventualmente da mandare da 4-5 anni di nuovo missioni di esperti, per insegnare a chi gestisce un po' la cosa pubblica, la protezione civile,
chi fa la pianificazione urbanistica, cioè chi si occupa della cosa pubblica nei vari paesi, che abbia una competenza tale da poter poi effettivamente utilizzare il dato spaziale come determinato. Quindi è un'operazione complessa, perché spesso noi portiamo esperti da paesi sviluppati in paesi in via di sviluppo, e c'è quindi una cooperazione anche tra paesi che sono sviluppati in paesi di sviluppo attraverso in questo settore, che è appunto sempre questo, che utilizza il dato spaziale, l'attività spaziale, per il migliore. L'altro è un discorso molto più semplice, diciamo così, da un certo punto di vista, quello satellite dell'ENSA prova, che in realtà fa una mappatura del verde, cioè delle foreste, della desertificazione, insomma tutta una serie di questioni che sono legate a crescita del tempo. E anche questo è molto interessante, per esempio possiamo vedere che cosa sta scomparendo, tanto per fare un esempio. E ovviamente non ormai abbiamo immagini storiche che vanno indietro di almeno 20 anni, quindi per esempio se c'è un disastro, una frana, in una certa zona, potrà vedere un'immagine e noi confrontiamo l'immagine satellitare con la frana diciamo in corso o che ha già distrutto una certa zona, e le immagini precedenti si vede immediatamente qual è l'area, quindi riusciamo a capire se per esempio ci sono strade che sono interrotte, se ci sono case sotto, quante persone possiamo ipotizzare sono state toccate da questi fenomeni, diciamo. Questo soltanto confrontando delle immagini satellitari. E come dicevo prima, uno dei grossi problemi, che abbiamo è proprio quello dell'acqua, perché con la produzione di 2 miliardi nel 2025 l'acqua che abbiamo non è sufficiente, soprattutto se non riusciamo a evitare un problema. E come dicevo prima, il 75% della superficie è appunto fatta di acqua. E c'è anche un problema che è legato alle precipitazioni. E qui, adesso non so se riuscite a vederlo, ma ci sono le due immagini a destra che sono secondo me più significative. Quella in alto nel lago di Aral, in pochissimi anni, e quella sotto è l'estensione delle zone deserte. E come vedete c'è tutta quella fascia nera che è abbastanza impressionante, perché comunque si allarga. E questo è legato a tutta una serie di fenomeni, anche di cambiamento climatico. E queste sono immagini satellitari, per cui chiaramente se noi per esempio il lago di Aral lo riprendiamo in continuazione, siamo in grado di monitorare come cambia la quantità di acqua. Ma diciamo, confrontando quelle due, mi pare evidente. Ghiacciai un'altra problematica che si squadra. Metti, poi succede quello che succede, cioè si alza e vengono a questa cosa. Qui, brevemente, perché appunto non voglio studiare con cose troppo tecniche, ma questa è la lista. Diciamo delle attività, la lista, alcune delle attività che noi facciamo proprio diciamo nei vari temi di utilizzo dello spazio per le persone tutti i giorni, appunto per esempio la sicurezza del cibo, andiamo a monitorare l'estensione dei deserti, come va nel tempo, e tutti i fenomeni legati ai disastri, il livello del mare, la temperatura superficiale, il colore degli oceani, l'espirazione, quindi tutti gli indicatori di cambiamento climatico, i parametri atmosferici, facciamo attività di telemedicina, come dicevo prima, che riguarda la stazione spaziale. E ci sono una serie di cose interessanti, queste non sono tutte, è giusto una lista per dirvi che insomma c'è molto da vedere in questo senso. Una cosa che è importante è il fatto che, come dicevo, il 2015 è un anno di demarcazione, un anno in cui si comincia
un nuovo piano di intervento, cioè si fa un po' la valutazione di quanto è successo e si comincia a parlare di quelli che vengono chiamati i sustainable development goals, cioè gli sviluppi, gli obiettivi di sviluppo sostenibile, che sono quindi la fase 2 dopo i famosi 8 obiettivi millenni. In realtà questi sustainable development goals, quindi questi obiettivi di sviluppo sostenibile, sono 17. E quello che stiamo cercando di fare in questa fase è di mappare tutte le attività che noi seguiamo dalle Nazioni Unite per quanto riguarda la parte spaziale rispetto a questi 17 obiettivi. E chiaramente quindi ci sono molte attività che noi stiamo facendo in questo momento, anche con tutte le altre entità, diciamo, delle Nazioni Unite. Allora, questi sono, come dicevo, sono 17 obiettivi. E, per esempio, obiettivo 15, se non ricordo male, vedo bene, potrebbe essere biodiversità, quindi biodiversità. Per noi vediamo anche alla gestione della vita animale, una traduzione di wildlife non proprio corretta, ma questo è legato anche a tutto il problema, per esempio, di crimine organizzato, per esempio, in Africa, nelle elefanti e altri tipi di animali, traffico di qualunque cosa, e quindi ci sono delle attività che noi facciamo nel settore spaziale per aiutare, per esempio, il settore che si occupa di, per esempio, di droga o di traffico illecito, eccetera. Comunque, tornando a noi, altrimenti poi diventa troppo ampio, questi sono i